Bene, io sono Francesco Giordano, il responsabile del POAT per la regione siciliana. E il programma del POAT ci ha consentito di riprendere un po' i rapporti con il Ministero che da anni, essendo una regione a statuto speciale, non avevamo più. E abbiamo iniziato questo rapporto elaborando un progetto, uno dei tanti progetti che poi sono stati elaborati. Il primo di tutti è quello che riguarda gli standard di qualità dei luoghi della cultura. Avevamo un problema di elevare gli standard di qualità dei nostri musei, delle aree archeologiche, delle zone e dei parchi archeologici per diciamo, uniformarli a quelli che erano gli standard del codice dei beni culturali. E con il Ministero, il MIBACT, siamo riusciti ad elaborare un progetto che è già in corso, è quasi finito, finisce a giugno, e che ci consente attraverso dei questionari e poi una regolamentazione, una normativa speciale che sarà fatta in Sicilia, di elevare questi standard. E questo è il primo dei progetti estremamente importante. Tutta questa linea di attività noi l'abbiamo inserita come prioritaria all'interno del nostro PioFest regionale per finanziarlo con i prossimi fondi europei. L'altro campo di attività riguarda le imprese culturali e creative, cioè lo sviluppo all'interno della regione di attività da parte di piccole imprese, associazioni, profit e non profit, che possono sviluppare per la valorizzazione dei beni culturali delle attività nuove e con la possibilità di dare ai giovani, diciamo, un futuro in questo tipo di campo. È uno dei campi che la Commissione europea ha sottolineato come più importante. Questo progetto di industria culturale creativa è stato già finanziato, aspettiamo soltanto che prenda l'avvio e finirà a febbraio del 2016. Anche questo è stato inserito nel PioFest della Regione Siciliana e naturalmente servirà anche per il PON Cultura. Altro progetto in corso è l'identificazione di quelli che possono essere le aree di attrazione culturali, le aree di rilevanza strategica. È uno studio che già è stato elaborato e che noi utilizzeremo per capire quali dell'immenso patrimonio culturale siciliano, quali zone possono essere definite di rilevanza strategica in modo tale da definire perfettamente quali sono, diciamo, concentrare su queste zone le finanze e le attività della prossima stagione di finanziamento comunitario. Ultimo, ma non ultimo, il progetto che studia i motivi per cui due grandi attrattori culturali, uno vicino all'altro, contigui, hanno un'affluenza di pubblico e una rilevanza sul turismo e quindi sull'economia del territorio diversa. Facciamo il caso di due importantissime zone che sono la Villa del Casale, la Villa Romana del Casale, dove ogni anno giungono 400-500 mila visitatori, e la limitrofa, perché dista soltanto 10-15 minuti in macchina, zona importantissima, quella di Morgantina con il Museo di Edone, che invece riceve la visita di 30-40 mila visitatori. Stiamo indagando quali siano i motivi di questa differenza per poter poi risolverli e cercare di attivare delle azioni che possono consentire un'affluenza di pubblico se non uguale, quantomeno più vicina. Quindi il rapporto con il MIBACT sul POAT, diciamo che al di là delle difficoltà che si possono incontrare, burocratiche, eccetera, si è sviluppato molto velocemente in alcuni settori, altri un pochettino più lentamente, ma comunque sono tutti strategici per lo sviluppo della politica dei beni culturali in Sicilia. Quindi siamo molto soddisfatti.